qua. Debole, ma con il viso. Scoperto zitto! Taci! Non ascoltarlo, ragazzo. Vuole solo provocarti. Ed io, i figli di Thor, mi distruggerò. I figli di Thor si accomodino. Testa! Scusa, ho esagerato, eh? Ben, stanco, vecchio! Attenti, stronzi! Questo scorpio vuole... Basta! Stai concentrato! Che ne pensi di una ritirata tecnica? Solo scorpietto! Fermo! Ha ha ha!
di quello che... Figlio di puttana! Venga a te! Torna qui, brutto vigliacco! Che ti stacco la testa! La malattia... La febbre è tornata. No! Non è vero. Ragazzo! La tosse, il sangue. È malato, ha bisogno di Freya. No! Fai piano. Ce la faccio. Bravo, ragazzo. Sto bene, vedi? Dovremmo tenerlo d'occhio. Dovrebbe bastare. Così potremo incidere la runa del viaggio per Jotunheim e arriverete a destinazione. Ah, le porte chiuse con la magia che abbiamo visto ora si possono aprire come quella dietro l'angolo. Con lo scalpello potete attraversare quella porta. Ucciso Manu. Proprio così. Era un dio, ma l'ha ucciso. Un Aesir minore, forse. Ah, sì. Era figlio di Thor. Non minore. Per niente minore. Ad Asgard non gradiranno. Vi ho difeso. Nulla di più. Non temo giudizio. Io temo più la vendetta che il giudizio. Da quando un dio può morire? Ehi, Sindri, daresti un'occhiata a questa? Non ho molto altro da fare in questo momento.
siamo già stati qui. Da dove si torna indietro? Non penso che il ragazzo stia bene. Sto bene. Non preoccupatevi. Allora, sbrigati. Va bene. Ehi, ho appena capito che Magni non è tornato in vita. Interessante. So che gli Aesir devono trovare la loro strada per il Valhalla. Niente Valchirie, niente processo alle porte di Helheim. Forse è per questo. Che posto è questo? I pescatori portavano qui il pesce e usavano questo congegno per mandarne una parte alla cucina dello Jarl. Il resto veniva messo da parte e venduto. C'è un'uscita sotto il pollice. Scorri la strada. Forse possiamo arrivarci. Basta!
C'è un'apertura. Ci arrivo. C'è una via verso l'uscita, dall'altra parte. C'è una corda qui. Siamo qui, ci siamo quasi. Ciò che abbiamo fatto, scalare un gigante morto, cavalcare un martello in caduta, combattere i cattivi, cosa pensi avrebbe detto? Che hai fatto molta strada. Grazie. E adesso? Forse Freya dovrebbe dare un'occhiata al ragazzo. No, ora sto meglio. Dovevo solo riprendere fiato. Adesso dove andiamo? Ora che abbiamo lo scalpello del gigante, dobbiamo scoprire la runa del viaggio per Jotunheim da incidere sul sommo portale e sbloccare il viaggio tra i regni fino alla terra dei giganti. La conosci? Ahimè, no! Ma secondo il serpente, i giganti affidarono quel segreto a Tyr. Tyr è morto, no? Sì, ma la sua camera segreta è qui vicino. Le porte si trovano sotto il tempio, sommerse dal lago per generazioni finché il nostro amico serpente non si è spostato. Lì troveremo la leggendaria runa nera di Jotunheim. Potremmo esplorare ancora. Ora abbiamo lo scalpello e la camera è sempre lì. È un peccato non usare la barra. Vedremo, ragazzo. Non ci credo che Dino e Freya erano sposati. Amore e odio sono più intrecciati di quanto pensiamo. Ad esempio, Odino odia i giganti e loro ricambiano. Ma la madre di Thor era la gigantessa Fjordur, uno dei grandi amori di Odino. Quindi Thor è metà dio e metà gigante. Buffa. Quando Fjordur morì, Odino passò molte ere in solitudine. E quando infuriò la guerra coi Vanir, potei comprendere cosa provava veramente. Ce ne volle per convincerla, ma Freya accettò. Per un po' lui pareva davvero cambiato. Sembrava felice, sembrava che volesse farla felice. Le concesse tanti doni da non poterli ricordare tutti. La pace resse ed ero davvero convinto che sarebbe andato tutto come previsto. Ma alla fine Odino tornò a essere se stesso. Ottenne la fiducia di Freya e si fece insegnare la magia dei Vanir. La camera è oltre quella serratura magica.
entrando nella camera di Tyr. Eccone un altro. A Tyr. Però manca il pannello centrale. Credevo che Tyr fosse un dio, non un gigante. Sì, ma era amato da tutti, giganti inclusi. È stato l'unico, oltre a me, ad avere in dono la loro vista speciale. Ehi, chissà se i giganti hanno dedicato un trittico anche a me. Avanti. Aspetta, vieni, ti insegnerò a leggere. Non è necessario. Tu mi hai insegnato tanto, ora ti insegno qualcosa io. Atreus. Avanti, tu già lo parli, leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo, ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok, le rune rappresentano tante cose. Gli dèi, o gli animali. Aspetta. Oh, vado troppo veloce. Scusa, non io... Non è questo. Senti quest'odore. Sì, lo sento. Sembra... pioggia. Tu hai rovinato tutto. Me l'ero guadagnato quel martello. Ma ora... tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto! Mi scherniranno! Ma se io uccido te, nessuno riderà di me! No! Prova! No! Oh, quanto sei stupido! Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida Erracchia? Zitto! Tu non ne sai niente di mia madre. Oh, è vero. Ma tra poco ci conosceremo molto meglio. Tu sarai il mio nuovo fratellino. Non appena avrò ammazzato tuo padre. Mettila! Ups, mi sa che l'ho steso. Stai indietro! No! No! Non è ancora finita! Fratello, sta male. Atreus. Devi portarlo da Freya, presto. Non c'è altro modo. In barca, Freya non è lontana. Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stirpe. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può curarlo. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio.
ma un dio che crede di essere mortale. Non oso pensarci. Ci siamo quasi. Chiamato il serpente. Grave, sbrighiamoci. Freya! Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo a Elaim, il guardiano del ponte dei dannati. Mi serve il suo cuore. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma. E contro i morti, la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. A un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Elaim. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto. Un sentiero nel giardino, porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya, l'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Proprio a Elaim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami.
No. Esci dalla mia mente. A sinistra!
Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità. Ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro. Marito. Padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. Per il regno tra i regni, per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helheim.